Iniziamo questa celebrazione ecumenica. Quest'anno il nostro cuore è ancora più gioioso perché è una delle poche volte che vediamo questa chiesa quasi piena. È una delle poche volte che sono quattro rappresentanti di chiese cristiane che sono insieme a noi a pregare. Presiede questa liturgia il parroco della parrocchia ortodossa rumena di San Giovanni Battista in San Bartolomeo, padre Ottavian. È presente come rappresentante della comunità cattolica il rettore del nostro seminario vescovile, padre Raffaele. È presente per la prima volta il pastore della Chiesa Apostolica d'Italia, Andrea, e il pastore, la seconda volta, Adrian, della Chiesa Evangelica Comunità Betel di Arezzo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ci mettiamo un attimo seduti. Il libretto che avete in mano quasi tutti, grazie Gertrude, perché non sono bastati i libretti, è una gioia immensa quando non bastano i tuoi libretti. È stato predisposto, come tutti gli anni ormai da diversi anni, da una comunità cristiana di una nazione. Quest'anno è toccato a Malta, per cui quello, il testo che avete, l'abbiamo un po' sintetizzato. È stato composto dalle comunità cristiane, cattoliche, ortodosse, evangeliche di Malta. Ecco perché, avete visto, siamo entrati con questi remi che poi useremo durante la preghiera dei fedeli, come diciamo noi. Il libretto prevedeva anche una barca, ma con tutti i nostri sforzi non siamo riusciti a trovare una barca, o quantomeno una barca che rappresentasse un po' l'idea. Capirete con la lettura della, con la prima lettura, perché i remi e perché la barca. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli, fra poco verrà letta e capirete perché. Care sorelle e cari fratelli in Cristo, siamo qui riuniti oggi per pregare per l'unità tra i cristiani e la riconciliare nel mondo. Le divisioni tra cristiani esistono da molti secoli, sono causa di grande dolore e sono contrarie alla volontà di Dio. Noi crediamo nel potere della preghiera e insieme ai cristiani sparsi in tutto il mondo eleviamo la nostra supplica cercando di superare ogni separazione. Il materiale per la settimana di preghiera di quest'anno è stato preparato da varie chiese cristiane di Malta. La storia del cristianesimo in questa piccola isola risale ai tempi degli apostoli. Secondo la tradizione, infatti, Paolo, l'apostolo delle genti, raggiunse le cose maltesi nell'anno 60 avanti Cristo. La narrazione di questo episodio memorabile e provvidenziale ci è stata tramandata negli ultimi due capitoli degli Atti degli Apostoli. Questa pericope segna l'inizio del
cristianesimo a Malta, un piccolo stato costituito da due isole maggiori abitate, Malta e Gozo, e da altre isole minori, nel cuore del Mar Mediterraneo, a metà tra la punta più meridionale della Sicilia e il Nord Africa. Questa isola, di biblica memoria, si trova al crocevia di varie civiltà, culture e religioni. Le nostre preghiere e le nostre riflessioni oggi e durante l'intera settimana di preghiera di quest'anno sono centrate sull'ospitalità mostrata dagli abitanti dell'isola verso coloro che avevano patito il naufragio. Ci trattarono con gentilezza. Da Atti 28:2. Possano l'amore e il rispetto che oggi mostriamo gli uni per gli altri mentre preghiamo per l'unità accompagnarci durante tutto l'anno. Ci alziamo in piedi. Spirito di amore, scendi su questa assemblea e inabita in noi. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito. Spirito di unità, mostraci il sentiero verso l'unità dei cristiani. Vieni, Santo Spirito. Spirito di ospitalità, insegnaci ad essere accoglienti. Vieni, Santo Spirito. Spirito di compassione, infondi in noi un atteggiamento di rispetto verso tutti coloro che incontriamo. Vieni, Santo Spirito. Spirito di speranza, aiutaci a liberarci da quanto ostacola il nostro cammino ecumenico. Vieni, Santo Spirito.
Perdonaci, o Signore, per gli errori e la differenza, i misfatti del passato tra cristiani di diverse chiese e tradizioni. Signore pietà, Signore pietà. Perdonaci, o Signore, per essere rimasti nelle tenebre, invece che cercare la via della luce, poiché tu, o Signore, sei la vera luce. Signore pietà. Perdonaci, o Signore, per la nostra mancanza di fede e per la nostra incapacità ad essere persone di vigile, speranza e di autentica carità. Signore pietà. Perdonaci, o Signore, per aver causato dolore, difficoltà e angoscia agli altri. Signore pietà. Perdonaci, o Signore, per esserci isolati ed essere rimasti indifferenti, invece di mostrare ospitalità verso tutti, soprattutto verso gli stranieri e i rifugiati. Signore pietà. Il Signore è ricco di misericordia e di grazia. Il Signore è misericordioso, è clemente, è paziente, sempre ben disposto. Come il cielo è alto sulla terra, grande è il suo amore per chi gli è fedele. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, egli allontana da noi le nostre colpe. Salmo 103, 8, 11, 12. Amen. Ci mettiamo seduti. Mi fica da anima me a tommi nu.
Padre del cielo, apri i nostri cuori e le nostre menti alla tua parola. La tua parola è spirito e vita. Facci sempre più crescere nell'unità e nella carità. La tua parola è lampada ai nostri passi. Dagli Atti degli Apostoli. La tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza, perciò il giorno dopo si cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo giorno i marinai stessi scaricarono con le loro mani anche gli attrezzi della nave. Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stelle. E la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta per noi. Da molto tempo nessuno più mangiava. Allora Paolo si alzò in mezzo ai passeggeri e disse: «Amici, se mi davate ascolto e non partivamo da Creta, avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ora però vi raccomando di avere coraggio. Soltanto la nave andrà perduta, ma nessuno di noi morirà. Questa notte infatti mi è apparso un angelo di quel Dio che io servo e al quale io appartengo. Egli mi ha detto: non temere Paolo, tu dovrai comparire davanti all'imperatore e Dio nella sua bontà ti dona anche la vita dei tuoi compagni di viaggio. Perciò fatevi coraggio, amici. Ho fiducia in Dio. Sono sicuro che accadrà come mi è stato detto. Andremo a finire su qualche isola. Da 2 settimane noi ci trovavamo alla deriva nel mar Mediterraneo, quando ecco, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione di trovarsi vicino a terra. Gettarono lo scandaglio e misurarono circa 40 metri di profondità. Un po' più avanti provarono di nuovo e misurarono circa 30 metri di profondità. Allora, per paura di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore e aspettarono con ansia la prima luce del giorno. Ma i marinai cercavano di fuggire dalla nave, per questo stavano calando in mare la scialuppa di salvataggio, col pretesto di gettare le ancore da prora. Allora Paolo disse all'ufficiale e ai soldati: «Se i marinai non restano sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Subito i soldati tagliarono le corde che sostenevano la scialuppa di salvataggio e la lasciarono cadere in mare, nell'attesa che spuntasse il giorno. Paolo esortava tutti a prendere cibo. Diceva: «Da 2 settimane vivete sotto questo incubo senza mangiare. Per questo vi prego di mangiare, dovete farlo, se volete mettervi in salvo. Nessuno di voi perderà neppure un capello». Dopo queste parole, Paolo prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e incominciò a mangiare. Tutti si sentirono incoraggiati e si misero a mangiare anche loro. Sulla nave vi erano in tutto 276 persone. Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, gettarono in mare il frumento per alleggerire la nave. Spuntò il giorno, ma i marinai non riconobbero la terra alla quale si erano avvicinati. Videro però un'insenatura che aveva una spiaggia e decisero di fare il possibile per spingervi la nave. Staccarono le ancore e le abbandonarono in mare. Nello stesso tempo slegarono le corde dei timoni, spiegarono al vento la vela principale e così poterono muoversi verso la spiaggia, ma andarono a sbattere contro un banco di sabbia e la nave si incagliò. Mentre la prua, incastrata sul fondo, rimaneva immobile, la poppa invece minacciava di sfasciarsi sotto i colpi delle onde.
I soldati allora pensarono di uccidere i prigionieri. Avevano paura che fuggissero gettandosi in mare. Ma l'ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impedì loro di attuare questo progetto. Anzi, comandò a quelli capaci di nuotare di gettarsi primi in acqua per raggiungere la terra. Gli altri fecero lo stesso, aiutandosi con tavole di legno e rottami della nave. In questa maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi, dopo essere scampati al pericolo. Venimmo a sapere che quell'isola si chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza. Siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran fuoco che avevano acceso. Anche Paolo raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco, ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. La gente del luogo vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva fra sé: «Certamente quest'uomo è un assassino, infatti si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vivere». Ma Paolo con un colpo gettò la vipera nel fuoco e non ebbe alcun male. La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspettarono un bel po', ma alla fine dovettero constatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parere e dicevano: «Quest'uomo è un dio». Vicino a quel luogo aveva i suoi possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per 3 giorni con grande cortesia. Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto con febbre alta. Paolo andò a visitarlo, pregò, stese le mani su di lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che erano ammalati vennero da Paolo e furono guariti. I maltesi perciò ci trattarono con grandi onori e al momento della nostra partenza ci diedero tutto quello che era necessario per il viaggio. Parola di Dio che salva e guarisce. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Rendano grazie al Signore, egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Ha dato da bere agli assetati, ha colmato di beni gli affamati. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Allora nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. Con la sua parola li fece guarire e li strappò dalla morte. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Rendano grazie al Signore, egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Offrano un sacrificio e lo ringrazino, raccontino le sue opere con canti di festa. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Allora nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. Cambiò la tempesta in un vento leggero, fece tacere l'urlo delle onde. Tornò la calma, si rallegrarono, il Signore li condusse al porto desiderato.
Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Rendano grazie al Signore, egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Nell'assemblea del popolo dicano la sua grandezza, in mezzo agli anziani proclamino la sua potenza. Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. Secondo Marco. Alla fine Gesù apparve anche agli 11 discepoli mentre erano a tavola. Li rimproverò perché avevano avuto poca fede e si ostinavano a non credere a quelli che lo avevano visto risuscitato. Poi disse: andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutti gli uomini. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E quelli che avranno fede faranno segni miracolosi, cacceranno i demoni invocando il mio nome. Parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno veleno non farà loro alcun male. Poseranno le mani sopra i malati ed essi guariranno. Dopo quelle parole il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo e Dio gli diede potere accanto a sé. Allora i discepoli partirono per portare dappertutto il messaggio del Vangelo. E il Signore agiva insieme a loro e confermava le loro parole con segni miracolosi. Parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo Gesù, confessiamo insieme la nostra fede in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, proclamando il Credo niceno-costantinopolitano. Questo lo faremo appena il pastore Andrea ci aveva spiegato questo passo del Vangelo. Il passo, questo qui che ha letto. Volevo fare una breve riflessione sul Vangelo di Matteo. Era il Vangelo che era scritto nel libretto che mi è stato dato, capitolo 18, Vangelo secondo Matteo,
capitolo 18 e dice dal versetto 1: in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E chiunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo e in nome mio riceve a me, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che egli fosse legato una macina d'asino a collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. E questa breve riflessione mi porta a pensare che abbiamo letto questo brano lo si legge anche nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Marco, e ognuno di loro aggiunge un qualcosa. Mi piace perché, arrivato a un certo punto, i discepoli si accostano a Gesù e gli fanno una domanda. Dice: ma chi sarà il più grande? Leggendo questo testo così non comprendiamo qual è la vera domanda dei discepoli, ma mentre nel Vangelo di Luca dice che all'improvviso tra i discepoli inizia una disputa, iniziano a litigare, e io credo che per natura dell'uomo che vuole essere sempre il primo. E mi piace l'attitudine che usa Gesù. E sapete che Gesù nel suo ministero la prima cosa che ha fatto ha dato onore alla donna, perché la donna era messa da parte. Quindi mi piace anche perché Gesù dà onore anche ai bambini. Noi, grazie a Dio, abbiamo nel nostro paese, ci sono strutture, ci sono associazioni che accogliono i bambini, ma vi posso garantire che in alcuni paesi i bambini sono abbandonati a se stessi. Bambini senza famiglie vivono per strada. E allora mi immagino questa scena, che Gesù si trova lì a Capernaum e gli apostoli, mentre litigano uno per l'altro chi sarà il maggiore, e Gesù fa un bel gesto, chiama a sé un bambino e dice: ecco, chi sarà come questo? Chi sarà come questo ed entrerà nel regno dei cieli. Qual era il messaggio che Gesù stava dando? Perché tante volte vogliamo avere il primato, tante volte vogliamo essere noi i primi, ma mi piace perché Gesù dice: non solo vi dovete convertire, ma vi dovete anche umiliare. Gesù fa l'esempio del bambino, perché chi ha dei bambini piccoli, sapete che il bambino non porta rancore, non porta odio. Anche se lo sgridi dopo 2 minuti, il bambino ti viene, e quindi è un grande insegnamento. Gesù usa proprio l'aspetto del bambino per dire: ecco, per coloro che vogliono entrare nel regno dei cieli bisogna diventare come loro, perché loro è il regno dei cieli. Allora vogliamo, ecco, veramente essere dei bambini, senza invidia, senza giudizio, senza ipocrisia, ma veramente essere come dei piccoli fanciulli. Allora, quando noi saremo dei piccoli fanciulli, allora ci avviciniamo più a Dio. Però so che è la natura dell'uomo essere, voler essere il primo, voler essere innalzato. Ma nel Vangelo è scritto: chiunque sarà innalzato, egli lo abbasserà, ma chiunque si abbassa, il Signore Gesù lo rialzerà. Allora vi voglio lasciare con questa breve riflessione, che possiamo ritenere nei nostri cuori questo messaggio che Gesù
Dice, è inutile litigare, è inutile. Mi viene davanti agli occhi questa scena e Gesù, senza riconoscere, senza sapere che lì solo uno poteva dire io sono grande, era solo il Signore Gesù che ha lasciato la sua gloria, è venuto in mezzo a noi come Gesù, vero uomo, è morto, ma il terzo giorno egli è risuscitato e la Bibbia dice che oggi egli è alla destra del Padre e intercede per ognuno di noi. Allora nemmeno Gesù si è voluto prendere, nemmeno lui che lo potevo dire, io sarò il primo, e lui non l'ha detto, lui ha detto no, questo fanciullo, se siamo come questi fanciulli, allora siete adatto per i regni dei cieli. Allora che possiamo dire, Signore, veramente che ognuno di noi, come ci è scritto nella Bibbia, ognuno di noi esamina se stesso. A volte è più facile esaminare gli altri, è più facile puntare il dito all'altro, è più facile vedere il moscerino nell'occhio del tuo fratello, non riesci a vedere la trave che è nel tuo occhio. Allora questa breve riflessione ci porta a meditare e dire, Signore, fa che ognuno di noi possiamo essere come i piccoli fanciulli, perché più sono piccolo e più mi avvicino a te. E questo è lo scopo, è l'insegnamento, è l'input che Gesù ha voluto dare ai suoi discepoli. Nessuno, io mi immagino questa scena davanti agli occhi, Giovanni dice io, ma forse sarò io, e Pietro no, ma sono io, ma Giacomo sono io, e il Signore subito acquede la tempesta e dice vieni qua. Questo ora mi immagino anche per quel bambino, un bambino abbandonato a se stesso, un bambino senza famiglia, e sentirsi chiamato da Gesù, e Gesù lo mette in mezzo a loro e gli dice chiunque sarà come questo e adatto per il regno dei cieli. Allora che ognuno di noi possiamo essere come dei bambini, perché essendo bambini non abbiamo brutti pensieri, non abbiamo cattiveria, non abbiamo malvagità, non abbiamo gelosia. È questo che il Signore ci chiama a fare. Gesù ha detto, ci dice ad ognuno di noi di essere come piccoli fanciulli. Rimaniamo seduti e per meglio meditare le parole che ci ha detto il pastore Andrea, ascoltiamo questo brano di flauto. Citeremo la professione di fede. Pensiamo a quello che stiamo facendo, perché quello che reciteremo è quello che ci unisce, cattolici, ortodossi, evangelici, apostolici, e guardate quanta roba è. Quello che ci unisce è tanto, quello che ci separa è poco. Se ognuno di noi mette del suo per superare quello che ci divide, l'unità sarà sicuramente più vicina.
Confessiamo insieme la nostra fede in Dio. Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Noi crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccatori. Aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. E ancora meditiamo sulla professione di fede ascoltando un brano al clarinetto. Thank you.
adesso chiamo i ragazzi che hanno portato i remi qua, i ragazzi che devono leggere le intenzioni, 8 e 8. Non possiamo affrontare la tempesta della vita da soli. Una barca si muove solo se tutti remano insieme. Di fronte alle difficoltà riconosciamo il bisogno di remare tutti insieme e di unire i nostri sforzi. Preghiamo. O Dio, ricco di grazia, guarisci le memorie dolorose del passato che hanno ferito le nostre chiese e che continuano a tenerci distanti. Ascolta la nostra preghiera, donaci riconciliazione. O Dio, ricco di grazia, insegnaci a tenere fisso il nostro sguardo su Cristo, vera luce. Ascolta la nostra preghiera, donaci luce. O Dio, ricco di grazia, rafforza la nostra fiducia nella Tua provvidenza quando ci sentiamo sopraffatti dalle tempeste della vita. Ascolta la nostra preghiera, donaci speranza. O Dio, ricco di grazia, trasforma le nostre molte separazioni in armonia e la nostra diffidenza in reciproca accoglienza. Ascolta la nostra preghiera, donaci fiducia. O Dio, ricco di grazia, donaci il coraggio di proclamare la verità con giustizia e nell'amore. O Dio, ricco di grazia, smantella le barriere, quelle visibili e quelle invisibili, che non ci permettono di accogliere le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono nel pericolo o nel bisogno. O Dio, ricco di grazia, trasforma i nostri cuori e i cuori delle nostre comunità cristiane affinché possiamo portare la Tua guarigione. O Dio, ricco di grazia, apri i nostri occhi affinché vediamo l'intera creazione come un Tuo dono e apri il nostro cuore affinché condividiamo i Suoi frutti in solidarietà. Ascolta la nostra preghiera, donaci generosità. Uniti in Cristo Gesù, preghiamo insieme con le parole che Egli stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurci in tentazione, ma liberaci dal male, del tuo regno, e la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gli abitanti di Malta accolsero Paolo e i suoi compagni con particolare gentilezza. Scambiamoci tra di noi un segno di quella pace che è dono di Cristo a noi. Scambiatevi un segno di pace.
siamo qui riuniti insieme come cristiani e quindi come testimoni di Cristo che anelano all'unità, impegniamoci nuovamente a lavorare per raggiungere questa comune meta. Mentre facciamo una breve pausa, ci predisponiamo a ricevere una benedizione, diciamo, a quattro mani, ascoltando violini. Ancora prima di ricevere la benedizione solenne, un ringraziamento, qui ci sono Raffaele, la città e la campagna, perché c'è un gruppo di ragazzi della scuola media Cesalpino che si è impegnata con i loro insegnanti, con una preside, anche se lavora a Torino, lasciatemelo dire, Anna Rita che si è impegnata tantissimo, si impegna tantissimo, fa parte della commissione ecumenica e gran parte di questa gente lo dobbiamo a lei stasera qui insieme a noi, a tanti membri della commissione ecumenica che sono qui. E in questa chiesa, che pensate, esisteva quando le nostre chiese erano unite. Ecco perché io mi domandavo, ma come mai? Forse nessuno lo sapeva o l'ha saputo, l'abbiamo saputo dopo. Lo Spirito Santo, vedete, ci guida dove vuole. Noi siamo a celebrare
la settimana e in particolare questa serata, la veglia ecumenica in questa chiesa che era esistente quando le nostre quattro chiese, ma tutte le chiese, erano unite, erano un'unica chiesa, la Chiesa di Cristo. E allora grazie ragazzi, siete stati veramente bravi. Grazie anche, quando sono entrato sono rimasto e l'avevo visto gli anni passati. Ci dovete dire qualcosa però, per queste meravigliose icone che avete fatto. Non è tanto tardi, sono le 10, quindi domani è sabato, ci riposiamo. E... quindi spiegateci due parole su queste meraviglie di icone. Prego. Buonasera, siamo i ragazzi della seconda A, terza D e terza G dell'Istituto Comprensivo Cesalpino. Siamo qui per rendervi partecipi del progetto Iconicamente. È un percorso proposto dalla professoressa di religione in collaborazione con la professoressa di arte. Questo progetto, portato avanti nella nostra scuola da tanti anni, ci permette di conoscere le chiese sorelle. Tante sono le tappe di questo percorso, che termina con la realizzazione delle icone, momento che ci permette di scoprire il valore delle immagini impresse e poi colorate sul legno. La pazienza e la passione sono stati elementi importanti per portare a termine questo lavoro, che ci ha visti impegnati per circa 2 mesi. Ecco le nostre icone qui esposte. La finalità ultima dell'icona è nello sguardo e dei principali soggetti sono il Cristo, la Madonna ed i Santi. In particolare, due miei compagni ed io abbiamo deciso di rappresentare l'immagine della Madonna del Conforto e di San Donato, non per rendere i nostri lavori unici e più speciali degli altri, ma per mostrare la nostra devozione alle due figure che hanno protetto, proteggono e proteggeranno per sempre la nostra città di Arezzo. Ognuno di noi ha rappresentato emozioni ed ogni attraverso i colori, i soggetti e l'originale tocco del pennello che ha decorato i nostri lavori. Le nostre icone non sono state e non verranno utilizzate per arricchire le chiese. Infatti alcune le abbiamo donate in un mercatino per raccogliere offerte in favore di collegi in Kenya ed in Afghanistan, dove vivono bambini non vedenti, MAC, Movimento Apostolico Ciechi. Rispetto alle altre due classi, la terza D e la terza G hanno usato la foglia d'oro. Noi alunni della seconda A siamo stati avvantaggiati perché abbiamo utilizzato la tempera dorata. In più abbiamo avuto un aiuto dalla professoressa di arte che ha corretto alcune nostre magagne. La realizzazione di queste icone ha visto varie tappe. Per prima cosa abbiamo acquistato delle tavolette di legno. Poi, con la carta carbone, abbiamo riprodotto sulla tavoletta l'immagine sacra da noi scelta. Infine, la parte più difficile è stata dipingere. Per aver portato avanti questo progetto, ringraziamo la professoressa Campana e la professoressa Sinatti. Un grazie speciale anche al direttore dell'Ufficio Ecumenico, che ci ha invitato a condividere con voi i nostri lavori. Speriamo che vi piacciono le nostre icone che abbiamo realizzato con attenzione, impegno e tanto divertimento. L'icona diventa segno di guarigione quando questa viene benedetta e diventa segno della presenza e dell'amore di Dio. Dunque questa benedizione che noi diamo ovviamente e anche su questi bellissimi oggetti che voi avete realizzato rappresentando il volto di Dio, il volto di Maria e il volto dei Santi, che ci ricorda di essere somiglianti a Dio. Quindi grazie di aver arricchito anche la nostra chiesa di San Michele con le vostre icone. E ora insieme noi benediremo e chiediamo la grazia di Dio sulle nostre chiese e su tutti noi. Dio Padre, che ci ha chiamati dall'oscurità alla luce, possa renderci portatori della luce di Dio. Amen. Dio Figlio, che ci ha redento con il suo sangue prezioso, ci doni la forza per seguire il suo esempio.
nel servire il prossimo. Amen. Dio Spirito Santo, che il Signore dà la vita, ci rafforzi nell'affrontare i naufragi della vita e ci conduca verso l'approdo della salvezza. Amen. Dio misericordioso e potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci benedica e ci protegga ora e sempre. Amen. Insieme. Noi salperemo insieme per proclamare le meraviglie dell'amore di Dio. Amen. Alleluia. Amen.